Ragazzi, bentornati nel canale, sono io Marcio98 lo solito. Oggi andiamo a vedere alcuni duelli con il razziatore. Siccome ho visto che vi è piaciuto il razziatore, quindi ve lo porto ancora e a me piace giocarlo. Vi chiedo scusa in anticipo perché sono un po' congelato con le reazioni, però purtroppo questo prendiamo, anche perché adesso con un po' di tempo per registrare dei video lo sto facendo, come potete ben vedere. Vorrei anche aumentare il ritmo con cui escono, però al momento non riesco a starci dietro, sinceramente, quindi preferisco comunque avere una costanza, però farli uscire un po' più dilatati fra di loro. Ragazzi, io vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere mi piace e noi ci becchiamo alla prossima. Bella! Sì, ho parlato di Nobushi finora e ovviamente non Nobushi, ma per notorietà bassa. Già. I can tell, fan. Trade. Dio santo. I'm enjoying. Mamma mia, raga, ma perché le Nobushi bloccano tutto? Cioè, ditemi sta roba, è normale? Mamma mia, santa. Divertente. Mi sto divertendo. Dio santo. No, davvero, mi sta sulle palle combattere Nobushi. Non posso farci niente, raga. Faccio fatica, faccio davvero fatica. Non riesco a far passare i miei colpi. Poi col razziatore non ho neanche un bash, quindi ciao. Posso solo fare parry, sostanzialmente. Ma va bene, ok. Cioè, lo sappiamo tutti che il razziatore non è il personaggio. Ah, che culo. Quasi quasi mi prendo più danno. Vedete, blocca tutto. Guardatelo come. Pure il calcio. Si è preso pure Levi. Mamma mia. Vabbè, dai. Buoniccio, cioè ci può anche stare, insomma. Cosa. No, beh, che cagata. Che cagata. Guardate, guardate le tactics. Ce l'ho fatta. Almeno ce l'hai per amor, ragazzi. Soprattutto quella, però sto qua blocca davvero un sacco di roba, quindi faccio fatica. Quanto vorrei avere un bash, una spintina, tipo il grifone o qualcosa del genere. Uffi. Sarebbe no comodo al razziatore di più e gli starebbe bene, perché è anche una roba che magari, anche banalmente una cosa che mi fa iniziare il mix-up, non necessariamente è una roba che garantisce. Vieni, no. Mi piace che non fa options. Cioè, lo fa, ma non lo fa. E non riesco a capire. E blocca. E blocca anche il mondo. E qua mi sa che ho sbagliato perché non prendo un cazzo. No! Non ditemi che è successo quello che è successo. Cioè, l'ho preso a muro, ma non ha preso non l'ha preso di distanza. Vabbè. Ma guarda. Ah, che palle, ragazzi. Che palle, sto tizio che non attacca. Che noia. Ah. Va bene. No, davvero, raga. Comunque sarebbe morto se l'avessimo colpito, perché aveva poco di vita. E il nostro pesante laterale faceva danno. Forse prendevamo anche quello alto volendo, ma no. Mondo ha deciso diversamente. Sì, no, vabbè, dagli pure tutto anche se l'ha fatto in ritardo, ma tanto chi se ne, no? E niente, quella volta è. Vabbè, ok.
Light. Niente, blocca tutto, ragazzi. Cioè, blocca tutto sto tizio. E non tenta un parry, eh. Stavolta me lo dai, perché sennò mi incazzo. Ti conviene. Secondo voi? Che culo, raga. L'abbiamo preso proprio all'ultimo secondo. Questo duello sta durando una vita. Sono 4 minuti che sto registrando. Quasi 5. Siamo solo sul 2-2. E è tutto perché sto tizio proprio di attaccare non ha intenzione. Palloso. Pallosissimo. Ditemi voi, ragazzi, come vi comportate quando trovate questo genere di giocatori? E io devo dire che vado abbastanza in crisi, perché sono davvero... Non fa parte del mio stile di gioco, io proprio mi annoio. Ok, beh, qua ci stava tutto. Qui, raga, mi si è congelato il dito e non ho potuto fare niente, bene. Guardatelo come mi prende dentro tutto, cioè... ma ho beccato con l'attacco a zona. Vabbè, dai. Però almeno è finita, raga. Un bel Ken 6 ci abbiamo. Va bene, a trovare il Ken 6 normalmente mi va bene. Ok, quindi anche lui tende a non attaccare molto. Però mi sa che quello lì era un parry d'attacco a zona. Perché... Ok, qua non ci prenderemo il pesante. Quindi preferisco fare così. Fortunato bastardo. Cazzarola. Ok. Va bene, va bene. Ok, è tosta. È tosta. Non sembra questo tizio voler attaccare molto, mi sembra. Mi pare che voglia andare per il 50-50, diciamo. Lighty. Ok. Va bene. Ok, gli tolgo la stamina, questo è ottimo. Merda, non pensavo che avrei finito la stamina, essere onesto. Ok, beh, non ci butta al muro ed è già un'ottima cosa comunque. Vieni qua. No, ho detto vieni qua. Ah, ok, forse pensavo che avrei fatto stand up. Storming tap, vabbè. Oddio, anche questo è uno divertente, eh. Mamma mia, oh cazzo, ma sta gente, cioè, ma ti diverti a giocare così? Sta fermo, guarda, sta fermo, non fa niente. Credo non avrà tirato un leggero, forse uno. Forse uno. E magari come option select. Vabbè, io farò attacco zona, perché è l'unica roba che mi viene in mente che posso fare in questo momento. Ok, va bene, va bene. L'attacco zona. Ho provato un po' di mixini. No. Ok. Perfetto,
se l'è preso in faccia. Quanto sei passivo, mamma mia, che noia, che noia. Mi sto annoiando, ragazzi, cioè. Uno gioca, no, per divertirsi, invece va a finire che si annoia a causa degli altri, ma come al solito. E ragazzi, questo era il mood stagione 1 a stagione 5 più o meno. Era questo il mood, raga, cioè, poco da fare. Ok, vieni qua al muro, bastardo. Alle, alle. Ah, abbastanza late nell'animazione. No, che cazzo ho fatto? Dovrebbe essere morto comunque. Se mi dà l'attacco a zona, perfetto. Abbiamo vinto, ragazzi. Sto qua ha giocato in maniera assolutamente antifan proprio. Cioè, una tristezza unica. Una tristezza. Infatti, guarda, te lo meriti. Abbiamo un grifone. Che chiaramente non stiamo giocando ad armi pari. Però ce la giochiamo con il danno, senza dubbio. Reazioni zero, purtroppo. Mi dispiace, ragazzi. Purtroppo mi dispiace davvero tanto. Ma rispetto anche a ieri o l'altro ieri, che avevo delle ottime reazioni, oggi mi sono svegliato probabilmente un po' storto. E quindi le reazioni sono molto meno, molto minori, insomma. Però adesso ce la facciamo. Cioè, non reagire a un leggero del grifone è grave, per me almeno. Anche perché in questo momento sarebbe la chiave, dato che pare utilizzarli molto. Ok, ok, vabbè, almeno questo. Stesso leggero. Un bel Perry, però. Credo che non prenderemo niente, infatti, purtroppo. Non abbiamo preso niente. Ok. Peccato che non ci prendiamo. Beh, insomma, cioè, non è vero che non ci prendiamo chissà che danni. Fantastico. Fortuna c'è l'attacco a zona di sto razziatore. È sempre uno degli attacchi migliori da far entrare, perché dà una soddisfazione come poche. Sto swing allucinante, lunghissimo, che ti mena e ti tira 40 danni in faccia, è tanta roba. Niente, non ho proprio la reazione, ragazzi, mi dispiace tanto. Vabbè, ci prendiamo il danno del fuoco, a me va bene in realtà. Perfetto, abbiamo vinto e questo va bene. E soprattutto abbiamo vinto con la ginocchiata, che è una cosa stupenda. Dai, Mario, riusciamo a portarcela a casa contro il grifone. Lui è solo notorietà 1. Chiaramente sull'eroe totale, non mi ricordo adesso sinceramente. Comunque ci ha messo poco a trovarlo, quindi più o meno sarà intorno alla nostra, ecco. Oh no, oddio. Ah no, pensavo che l'avrei io non so cosa dire, cioè non era neanche in traiettoria, ma ok. Marzo 98 di Milano che gioca For Honor ed ogni
inside.